Allora, lo zar, dopo aver schiacciato la rivoluzione nel 1905, porta il paese in guerra nel 1914, 1917, a forza di mazzate al fronte, fame, ingiustizie, perché poi questi ufficiali nobili mandavano al macello i loro soldati, erano, cioè in tempo di guerra la gente faceva la fame, aveva i parenti che morivano al fronte, vedevi la nobiltà e lo zar che comunque vivevano nel lusso, la gente non ce la fa più. 8-12 marzo 1917, 23-27 febbraio, secondo il calendario russo del tempo, la popolazione di San Pietroburgo si solleva e depone lo zar. È un sommovimento spontaneo. Inizia dalle donne, che tra il resto sarà il motivo per cui l'8 marzo, uno dei motivi per cui si festeggia l'8 marzo, è perché a protestare partono le donne. E chi diffonderà la festa dell'8 marzo? Sarà proprio poi il movimento comunista internazionale come festa internazionale della donna lavoratrice. Poi sarà copiato un po' da tutti e ciascuno gli darà la sua sfumatura l'8 marzo, ma l'8 marzo nasce come festa internazionale della donna lavoratrice. E la manifestazione... Le... semplicemente sono delle donne che fanno la fila fuori dai forni sperando di riuscire a comprare un pezzo di pane. E a un certo punto gli dicono, eh no, il pane non c'è più. Chiuso, il forno chiude. Questi hanno i figli a casa da dargli da mangiare, erano in fila al freddo da ore e si infuriano. E si infuriano e danno l'assalto ai forni e cominciano a fare manifestazioni in giro per, eh, per la città San Pietroburgo, che è la capitale. Arriva la polizia, ma non è abbastanza per trattenere questa fiumana di gente, perché poi gli operai escono dalle fabbriche, vengono a dare manforte alle donne. La polizia non è abbastanza, chiamano l'esercito per reprimere, ma l'esercito dice no, l'abbiamo visto il fronte, abbiamo visto che ci mandate al macello e questa volta l'esercito, invece che sparare sulle donne e gli operai che scioperano e, e protestano, spara sulla polizia che tenta di reprimerli. Nel giro di pochi giorni lo zar deve abdicare e in Russia è abolita la monarchia. Prende il potere un governo provvisorio, un governo provvisorio fatto, torniamo indietro, fatto dai liberali, dai socialisti rivoluzionari, che sono appunto gli eredi di quella tradizione rivoluzionaria contadina, i populisti, e dai menscevichi. Dai meniscevichi, perché questi erano i partiti che dicevano sì, lo zar era cattivo, però dobbiamo, la guerra continua, dobbiamo sconfiggere l'Austria-Ungheria e la Germania. La guerra continua, dobbiamo quantomeno difendere la madrepatria russa, unire i popoli slavi e, e quelli che dicono solo no, no, la guerra... La guerra è proprio sbagliata, bisogna trasformare la guerra in rivoluzione sociale, in questo momento sono solo i bolscevichi. Ma si forma il governo provvisorio, che appunto ha dentro socialisti rivoluzionari, liberali e menscevichi, quindi diremmo un governo di centro-sinistra, e a questo punto i bolscevichi in realtà non sapevano bene cosa fare. Perché si diceva, beh, alla fine si stanno facendo delle rivoluzioni, eh, la, lo zar è caduto alla fine, sì, siamo contrari alla guerra, però c'è un governo abbastanza progressista. Cosa facciamo? In quel momento torna Lenin. Lenin era in esilio in Svizzera. Avrebbe tanto voluto tornare in Russia perché c'era la rivoluzione in Russia, però lui non sapeva come tornarci e risolve questo problema grazie ai tedeschi. L'alto comando tedesco gli dice ehi. Caro Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin, tu sei quello che dice trasformare la guerra in rivoluzione. Certo, se tu ci provassi a farlo in Germania ti cacciamo un proiettile in testa, e, e, o ti mettiamo in galera come abbiamo fatto con la tua amica Rosa Luxemburg. Ma se lo vai a fare in Russia, lo vai a fare dietro le linee del nemico, e se qualcuno ti prova a fare la rivoluzione dietro le linee del nemico, noi che per noi che combattiamo contro la Russia è un aiuto. Ti andrebbe un passaggio in treno attraverso la Germania, poi passi il mare in nave, entri in Svezia ed entri in Russia dalla Finlandia, che in quel momento era parte della Russia. Ti va? E Lenin dice, cari predoni imperialisti mi fate schifo quanto lo zar e quando avrò fatto la rivoluzione in Russia poi vedrò di rovesciare anche voi, però per prima cosa voglio fare la rivoluzione in Russia, accetto il passaggio sul vostro maledetto treno. E in questo modo, nell'aprile 1917, Lenin riesce a tornare in Russia, prende in mano un partito bolscevico che non sapeva bene cosa fare, perché lui arriva come un falco e dice no, no, ma che, ma, ma che parlare col governo provvisorio, siete impazzite, le parole d'ordine sono chiare, pane, pace, tutto il potere ai soviet altro che governo provvisorio, altro che Parlamento. Abbiamo gli operai, i contadini e anche i soldati nell'esercito che stanno creando i soviet. Quello è già il modello di democrazia dei lavoratori e delle lavoratrici. Non abbiamo bisogno di nessun maledettissimo Parlamento. Pane, pace, tutto il potere ai soviet. Cioè fine immediata della guerra, rivoluzione sociale e costruzione di un nuovo modello di Stato basato sui consigli dei lavoratori, appunto i soviet. È chiaro? Chiaro questa cosa? Luglio 1917, c'è un tentativo anche lì molto spontaneo, perché un gruppo di marinai vicino a San Pietroburgo, che era stanco di morire in guerra, che prova a fare un'insurrezione, che viene repressa dal governo provvisorio, i bolscevichi aderiscono, aderiscono giusto in tempo per prendersi la repressione, Lenin deve nascondersi, deve tornare in clandestinità, Trotsky viene arrestato, perché Trotsky intanto è entrato nel partito bolscevico, e in quel momento diventa primo ministro Aleksandr Kerensky, eh, sempre a capo di questo governo provvisorio fatto da liberare i mencevichi e i socialisti rivoluzionari, dalla corrente moderata dei socialisti rivoluzionari. Mette fuori Kerensky nel luglio, mette fuori leggi i bolscevichi e reintroduce la pena di morte nell'esercito. Caro soldato russo, non ti va di uscire dalla trincea e andare incontro alle mitragliatrici tedesche, il tuo ufficiale ti può sparare alle spalle come si faceva prima ai tempi dello zar. Capite che i soldati, i contadini, gli operai dicono ah, ma quindi qual è la differenza tra lo zar e Kerensky? Nel contempo però c'è tutta la parte più conservatrice, i nobili, i generali dell'esercito, i ricchi che dicono oh, cos'è tutto sto parlare di repubblica, scioperi, eccetera, sta rivoluzione è ora di stroncarla. Fine agosto 1917 il generale Kornilov tenta di rovesciare il governo provvisorio con un colpo di Stato. Fa marciare la sua divisione su San Pietroburgo. E a questo punto Kerensky deve chiedere aiuto a chi? Alle Guardie Rosse, agli operai in armi e appellarsi direttamente ai soldati perché disubbidiscano agli ufficiali che vogliono fare il colpo di Stato. C'è un piccolo problema che le Guardie Rosse, i soldati che disubbidiscono al colpo di Stato, sono all'interno dei soviet e nei soviet comunque i bolscevichi sono sempre più ascoltati anche se lui li ha messi fuori legge e in questo modo di fatto la le, le forze di base della rivoluzione operai contadini soldati semplici salvano il governo provvisorio dal colpo di stato ma è chiaro che in questo momento questo vuol dire che la come dire, La palla adesso arriva tra i piedi dei bolscevichi, perché Kerensky non è in grado manco di difendersi, il colpo di Stato di Kornilov l'hanno fermato, e così e per di più, alcune cose stanno funzionando. Vedete? Dentro il governo provvisorio ci stavano i Menscevichi, la corrente moderata del Partito Socialista e Rivoluzionario e i liberali. Dentro i soviet ci stavano tutti i partiti di sinistra, in realtà anche gli anarchici. Poi bolscevichi, menscevichi e socialisti rivoluzionari. Contro questo governo provvisorio che si dice che fa promesse e fa promesse, ma in realtà la guerra continua, la terra e i contadini non la distribuiscono, le fabbriche restano in mano ai proprietari, cosa succede? Che c'è una scissione di buona parte del Partito Socialista Rivoluzionario che inizia a parlare con i bolscevichi e insieme fanno la Rivoluzione d'Ottobre. La rivoluzione d'ottobre, ottobre secondo il vecchio calendario russo, per noi 7 novembre, cosa succede? Quel giorno si riuniva a San Pietroburgo il congresso panrusso dei soviet, cioè arrivavano delegati dei soviet di tutta la Russia. Proprio quella sera in cui si apre il congresso pan russo dei soviet, i bolscevichi danno l'assalto al palazzo d'inverno. Palazzo d'Inverno era la sede del governo provvisorio. I bolscevichi avevano dalla loro la guarnigione militare di San Pietroburgo e le guardie rosse del Soviet di San Pietroburgo. Il governo provvisorio era difeso da pochi ufficiali, quasi non ci sono stati morti in realtà. Cioè, non vi immaginate una roba stile presa della Bastiglia con la gente che va all'assalto delle mitragliatrici, la presa del Palazzo d'Inverno è stata una roba tranquillissima. I bolscevichi, da un incrociatore di cui avevano preso il controllo, gli hanno sparato sopra i tetti, gli hanno fatto saltare qualche tegola, poi le Guardie Rosse si sono avvicinate, hanno sparacchiato un po' alle finestre, gli hanno detto: Dai, arrendetevi. Ci hanno messo qualche ora per convincere tutti quelli dentro ad arrendersi, e poi hanno preso il palazzo d'inverno. Cioè, è stata una cosa quasi incruenta. Il problema più grosso. Nella presa al palazzo d'inverno è stato quando le Guardie Rosse, i soldati tornati dal fronte dopo tre anni di guerra non ce la facevano più, hanno trovato le cantine dello Zar. Lì è divertentissimo il resoconto del comandante delle Guardie Rosse. I nostri hanno trovato le cantine dello Zar e vedo gente che sale ubriaca. Allora decido di mettere dei compagni particolarmente fidati di guardia alle cantine, dicendo non fate entrare la gente che si ubriaca. Dopo mezz'ora vedo questi compagni particolarmente fidati, ubriachi, stenchi, con la gente che continua a scendere a ubriacarsi e vi potete immaginare una massa di gente armata ubriaca. Mando allora un reparto di Guardie Rosse particolarmente fidate di sperdere la folla di ubriachi, niente, si ubriacano anche loro. Dopo un'ora perdo la pazienza, mando due autoblindo di Guardie Rosse a disperdere la folla che si stava ubriacando davanti alla cantina dello zar. Dopo mezz'ora avevo due autoblindo cariche di ubriachi che andavano a zigzag lungo la prospettiva Agniewski. Il giorno dopo, io radunando persone di cui mi fido particolarmente, sono andato pa di persona a spaccare tutte le bottiglie di superalcolici rimasti nelle cantine dello zar e ancora c'erano gli ubriaconi che nelle pozze di, di alcol delle bottiglie spaccate si andavano a bere con in mezzo ai frammenti di vetro. Cioè questo è stato il problema più grosso dal punto di vista militare della presa del palazzo d'inverno. Il, il dato è stato politico, cioè, mentre risuonavano i primi spari intorno al Palazzo d'Inverno, Lenin, che era entrato al congresso panrusso dei soviet travestito perché era ricercato, quindi si era messo la parrucca, eh, eccetera, entra nel congresso pan russo dei soviet. A un certo punto, quando gli dicono guarda che è iniziata l'azione contro il Palazzo d'Inverno, si toglie la parrucca, scena da film, chiedo la parola. E di fronte i delegati del congresso panrusso dei soviet, dice le nostre Guardie Rosse hanno preso il palazzo d'inverno, che non era vero, lo dovevano ancora prendere, siamo padroni della situazione, abbiamo rovesciato il governo provvisorio, offriamo il potere al congresso panrusso dei soviet. E lì, errore madorla, madornale dei menscevichi e dei socialisti rivoluzionari di destra, che se fossero rimasti nella stanza avrebbero detto vabbè, eh, il governo provvisorio effettivamente non ha più consenso, votiamo per decidere che altro governo. Questi invece fanno l'errore di prendere e di andarsene, credendo di portarsi dietro la maggior parte della sala, in realtà escono solo loro. In questo modo il grosso dei delegati rimane seduto e Lenin dice ci proponiamo come governo in nome dei soviet. E quindi, come dire, il congresso pan-russo dei soviet come se fosse un Parlamento, vota la fiducia, diciamo, al primo Consiglio dei Commissari del Popolo, che è il primo governo sovietico. Lenin dice no, non ci, chiamavo, non ci chiamiamo ministri, che fa troppo borghesia, ci chiamiamo Consiglio dei Commissari del Popolo. Presidente, ovviamente, Lenin, ehm, in questa fotografia non c'è, ma agli esteri trofchi. Stalin, Commissario del popolo alle nazionalità, cioè per assurdo, Stalin che poi sarà il centralizzatore dell'Unione Sovietica e, e, e sarà anche il carnefice delle, di molte delle minoranze in Unione Sovietica. Per assurdo, Stalin entra nel consiglio dei commissari del popolo perché è rappresentante di una minoranza etnica dei georgiani. E gli Enin dice: No, ma sì, ma lui allora deve, deve garantire le minoranze etniche dell'impero. Eh, eh, si accorgerà in, sul letto di morte Lenin dell'errore che ha fatto proprio su sta cosa. La Collonta invece, eh, commissaria del popolo alle politiche sociali, è la prima donna ministro della storia. E a questo punto l'urgenza, la prima cosa che fanno è la dichiarazione di pace ai popoli e ai governi. Pace immediata, niente annessioni, niente riparazioni. Dove gli eserciti sono, si fermano di combattere e fanno questa proposta di pace a tutti i popoli e i governi del mondo. Piccolo problema: la guerra per farla basta, la pace per farla bisogna essere in due. La guerra per farla basta essere in uno. Perché? La i bolscevichi e i socialisti rivoluzionari di sinistra che li appoggiano e, e, tutte, e il consiglio parrusso dei soviet la pace la voleva i tedeschi e gli austroungari ungarici no quindi continuano ad avanzare continuano ad avanzare l'enin manda una delegazione guidata da trofki commissario del popolo agli esteri a trattare la pace e dicendo gli ma vi potreste fermare qui dove siete e i tedeschi e gli austro ungari ci dicono no. O vi arrendete alle nostre condizioni, o noi arriviamo fino a San Pietroburgo con l'esercito. Il vostro esercito si sta sfaldando. I soldati russi non ne potevano più quando poi gli dicono hanno fatto la rivoluzione, e a casa le nostre famiglie nei villaggi si stanno spartendo la terra dei nobili, i soldati buttano il fucile. Ciao, io vado a casa vado a prendermi la terra dei nobili. Eh, e, e a quel punto lì, per quanto Trotsky per mesi provi a, a... cioè a un certo punto si mette proprio a fare lezioni di marxismo a questi generali nobili tedeschi che lo guardano da dietro il monocolo, le, le prova tutte per, per provare a fermare l'avanzata tedesca, ma lui ha solo parole, quegli altri hanno l'esercito che viene avanti, e a quel punto lì, a quel punto lì le condizioni tedesche sono durissime, vogliono tutti gli stati baltici, la Finlandia, tutta la Polonia, tutta la Bielorussia, tutta l'Ucraina. E, e i bolscevichi dicono sostanzialmente, inizialmente dicono di no. Anzi, messi proprio alle strette dai tedeschi c'è una volottazione nel Comitato Centrale Bolscevico, in cui in prima votazione Lenin che dice accettiamo le proposte di pace dei tedeschi o ci spianano, è messo in minoranza, poi si rifà la votazione perché alcuni cambiano idee e Lenin è lievemente in maggioranza, e così si arriva alla pace di Brest Litovsk, con cui appunto la Russia perde tutti quei territori lì il 3 marzo del 18, è chiaro, la. Pace di Brest è la grande tragedia, è la grande tragedia perché gli, anche i socialisti rivoluzionari di sinistra che avevano appoggiato la rivoluzione d'ottobre non l'accettano, anzi per far vedere che non l'accettano, ammazzano l'ambasciatore tedesco che era venuto a San Pietroburgo a trattare la pace, i bolscevichi li reprimono perché hanno compiuto un atto di terrorismo e a questo punto cominciano gli scontri anche dentro la stessa sinistra russa. Cioè, fino a quel momento, gli unici che non avevano... gli unici che hanno dato dei problemi veri, che avevano preso le armi contro la rivoluzione, erano poche migliaia di ufficiali zaristi che vagavano nel sud della Russia, ogni tanto provavano ad attaccare una città, gli operai in armi di quella città li prendevano a calci e questi se ne tornavano nella steppa. Per i primi mesi della rivoluzione la guerra civile è questo. È roba da poco. Dopo la pace di Brest-Litovsk, però... I menscevichi, i socialisti rivoluzionari, iniziano a dire Lenin ha venduto mezza Russia ai tedeschi. E questa roba qui eh, fa sì che comincino gli scontri tra forze in cui tutti si appellano al socialismo, tutti hanno la bandiera russa, tutti si sparano addosso e gli operai i contadini che, che li guardano spararsi addosso senza manco capire bene perché. È chiaro, è in questa confusione. Che gli zaristi, grazie al flusso di soldi, materiali e anche soldati che arrivano dalle potenze dell'intesa, da Inghilterra, Francia, Stati Uniti, Giappone, riescono a mettere in piedi un esercito. E sostanzialmente, nel ottobre del 1919, il territorio sotto il controllo dei bolscevichi è solo questo. Cioè, è, è la spaccatura tra le forze di sinistra, che dopo la pace di Brest-Litovsk diventa violenta, fa sì che i controrivoluzionari veri si possano organizzare e stanno annientando la rivoluzione. Come mai però i bolscevichi vincono la guerra civile? Perché uno dice: Vabbè, qui la sconfitta sembra assicurata. Cioè, da un lato hai degli ufficiali di professione, nobili, che sono riusciti a costituire un esercito, che sono appoggiati dalle più importanti potenze, quelle che hanno appena vinto la prima guerra mondiale, e dall'altro hai i bolscevichi assolutamente isolati, con tutte le altre forze di sinistra che li schifano, come fanno, come hanno fatto i bolscevichi a vincere? Uno ancora una volta a decidere la pancia della Russia, cioè il mondo contadino. I contadini, quando, quando i bolscevichi gli mandavano le guardie rosse nei villaggi a dire oh siamo venuti a confiscarvi il grano perché dobbiamo dar, usarlo per dar da mangiare all'armata rossa e alla gente nelle città, i contadini non gradivano. C'è tutta una serie di rivolte anche contro i bolscevichi. Poi però arrivavano le guardie bianche, i controrivoluzionari, guidati da questi nobili zaristi. I quali gli dicevano: Noi ci prendiamo il grano i vostri figli per la guerra e ridiamo la terra ai proprietari terrieri. anche il contadino medio diceva mmm, mi tengo i bolscevichi, e questo spingeva i contadini a fare la guerriglia contro le guardie bianche e anche a chi, chi magari aveva disertato perché non capiva bene le ragioni della guerra civile. Quando provava i bianchi, tornava ad arruolarsi nell'armata rossa, perché diceva. I bolscevichi tutto il più, mi fanno una requisizione di grano. Le guardie bianche vogliono rimettermi i proprietari terrieri a controllare le terre. Due, Lenin e Trotsky, che diventa il comandante dell'Armata Rossa, fanno una politica molto furba, cioè dicono, dicono anche alla borghesia, ma voi volete tornare sotto i nobili zaristi? Cioè, sei un giovane ufficiale brillante, eri ufficiale dell'esercito dello zar, vuoi fare l'ufficiale nell'armata rossa? Eri l'ingegnere in fabbrica, che sapevi che avresti contato sempre meno di un nobile stupido solo perché lui era nobile sfondato di soldi, ma tu una laurea da ingegnere ce l'hai, ti va di far funzionare la fabbrica? Sì, la fabbrica è dello Stato, ma può essere diretta da te, e in questo modo recuperano la parte anche più sveglia della borghesia e addirittura pezzi di nobiltà, perché eh, Mikhail Tuchachevsky era nobile, era uno, questa è una storia, Tuchachevsky è una storia da romanzo, questo era nobile, famiglia di piccola nobiltà, fa l'accademia militare, nel 14 va in guerra contro i tedeschi, viene catturato dai tedeschi, evade dalla prigionia, torna in Russia, in Russia la Russia è in rivoluzione, e contro tutte le aspettative il giovane Tuchachevsky invece che stare con le guardie bianche, va con i bolscevichi, che ovviamente all'inizio vedendo questo nobile, decorato di guerra, eccetera, non si fidano. Lui sì, però ha delle capacità tali che si risale la catena della gerarchica dell'Armata Rossa da tenente, da tenente sospettato, cioè col commissario politico dietro che gli diceva prova a fregarmi, ti piazza un proiettile in testa, a generale. Ed è uno degli artefici delle vittorie contro le guardie bianche. Poi i militanti del partito bolscevico sono molto disciplinati e organizzati. Cioè, tu in realtà avevi queste, questi eserciti, sia quei rossi che quei bianchi, di milioni di uomini, in cui quelli che ci credevano in realtà erano molto pochi. I bianchi, per mandare avanti il loro esercito, eh, dovevano andare avanti semplicemente con gli ufficiali che ordinavano e minacciavano di fucilare i loro soldati. E quando potevano i loro soldati magari ammazzavano l'ufficiale e disertavano in massa. Questo problema ce l'avevano spesso anche i bolscevichi. Ma i bolscevichi in realtà avevano un messaggio rivoluzionario, avevano un ideale chiaro e avevano un'organizzazione di partito. E la logica era che il militante del partito bolscevico, che dal 18 inizia a farsi chiamare Partito Comunista dell'Unione Sovietica, il. Il militante bolscevico, e questa sarà la caratteristica di tutti i partiti comunisti, era molto motivato e molto disciplinato. Non venivi ammesso nel partito così chiedendo la tessera. Dovevi fare un periodo di apprendistato, ti davano i libri da leggere, ti domandavano se li avevi capiti, dovevi dimostrare un certo livello di, eh, come dire, di fedeltà alla causa. E poi tu avevi, nel, ci sono delle scene nei, nei libri di Trotsky in cui racconta la rivoluzione russa, queste cose che lui ha le armate bianche che stanno dilagando ovunque, non sa più dove siano i suoi uomini, quale pezzo del fronte regge, lui girava per, per la Russia su questo treno blindato lungo le ferrovie cercando di tenere in piedi il fronte dell'armata rossa e, fa, e a un certo punto mi arriva davanti un ragazzino di 19-20 anni, che mi dice. Io sono un iscritto alla gioventù comunista. E, io e il mio, noi, noi nel mio reparto stiamo tenendo il fronte. Abbiamo giurato che ci facciamo ammazzare, ma noi non molliamo. E quella cosa lì ti faceva sapere che quel reparto lì almeno non avrebbe mollato. Che non è una cosa da poco in una guerra civile combattuta su un fronte enorme in cui in realtà non ti puoi fidare di nessuno. È chiaro questo aspetto qui? E quindi è proprio, proprio l'organizzazione e, e, e la dedizione di questi che fa la differenza. E poi le guardie bianche, proprio perché sono sostenuti e finanziati da potenze straniere, ci fanno la figura dei traditori della patria. Cioè hai tutta una serie addirittura di ex generali zaristi che a un certo punto iniziano a stare con i bolscevichi dicendo vabbè eh, sarete anche comunistaci atei ma la Russia siete voi e, e, e quegli altri si sono venduti agli stranieri. È chiaro questo aspetto qui ed è così che i bolscevichi riescono a vincere la guerra civile contro le guardie bianche e a respingere l'attacco polacco del 2021, perché nel 2021 i, i polacchi provano ad attaccare l'URSS e vengono respinti fino a Varsavia dove sono loro a fermare l'armata eh, rossa impedendogli di conquistare Varsavia. Sia nella propaganda delle guardie bianche che nella propaganda dei polacchi, i bolscevichi sono tutti ebrei. Cioè c'è una diffusione dell'antisemitismo in tutto il mondo che aumenta in maniera esponenziale. Con la rivoluzione russa. Effettivamente, Lenin aveva degli antenati ebrei. Trotsky era ebreo, ok? Ma è proprio eh, il più grande massacro di ebrei prima della Shoah viene fatto dalle guardie bianche in Russia eh, durante la guerra civile.